Giovanni Ciacci compagno, non solo uno, ha due fidanzati. Le rivelazioni su chi manca ormai pochissimo alla partenza della 13ª edizione di Ballando con le Stelle e alcuni concorrenti fanno già parlare ancor prima che scendano in pista. Pensiamo per esempio a che sarà di certo uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle 2018. Ciacci ha già rilasciato delle dichiarazioni scottanti sulla rivista Chi e si prepara a essere una vera star anche per quello che riguarda il pettegolezzo. Della presenza di Ciacci si è già discusso molto ancor prima che il programma di Milly Carlucci abbia inizio. Jojo infatti, come lo chiama ormai da anni Caterina Balivo, ballerà in coppia con un uomo. Come vedrete dalla foto che abbiamo scelto per questo articolo, sarà Raimondo Todaro l'insegnante a scendere in pista Ballando con le Stelle al fianco di Ciacci. Ma nella sua ultima intervista rilasciata per la rivista Chi, Giovanni Ciacci ha parlato anche della sua vita privata, rivelando l'identità del suo compagno, anzi dei suoi compagni. E ha aggiunto una chicca niente male, che ci permetterà anche di fare molto pettegolezzo nelle prossime settimane. Scopriamo insieme dalle parole di Giovanni Ciacci a Chi, quello che vedremo e quella che oggi è la sua situazione sentimentale. Giovanni Ciacci ha avuto una relazione con il fidanzato di uno dei giudici di Ballando con le Stelle. Di chi si tratta? A quanto pare nella giuria di Ballando con le Stelle ci sarà qualcuno che avrà un conto in sospeso, per così dire, con Giovanni Ciacci e forse lo capiremo dai commenti che saranno fatti nel corso delle puntate. Ciacci, intervistato dai giornalisti della rivista Chi, ha dichiarato: «Ho qualche conto in sospeso. Con uno dei giudici ho avuto un fidanzato in comune, nel senso che per 10 anni questa persona è stata con me e lui contemporaneamente. Alla fine ha mollato lui per me, quindi è facile immaginare che questo giudice sarà prevenuto nei miei confronti. È Guillermo Mariotto, l'ha detto lei, è». Le possibilità sono due: essere davvero Mariotto ma essere anche Fabio Canino, quindi lo scopriremo solo nel corso delle puntate, sempre che questa vicenda venga fuori, oggi. Però la situazione sentimentale di Ciacci è diversa anche se a quanto pare, gli piace sempre essere un personaggio fuori le righe, anche per quello che riguarda l'amore. Ciacci infatti non ha un solo compagno ma ne ha due. Alla rivista Chi spiega, Stefano e Pietro. Io li chiamo le veline perché uno è biondo e l'altro è moro. Ma non è un triangolo, è amore, noi ci amiamo così. Perché nascondersi? Forse siamo solo io e Pupo che lo ammettiamo.